la libertà religiosa e di esposizione dei simboli coinvolge direttamente il tema della laicità della società e delle istituzioni. La laicità può avere due approcci, garantire il pluralismo o applicare divieti. Io sono per garantire il pluralismo perché stempera le tensioni nella nostra società. Con queste riflessioni la docente dell'Università di Torino, Elisabetta Palici di Suni, ha aperto sabato 20 maggio l'incontro La libertà di indossare il velo e il divieto di discriminazione, promosso dal difensore civico della regione Augusto Fierro. Un incontro per far emergere il tema dei diritti nella complessa sfera della libertà religiosa, ha spiegato la presidente della Consulta eletta del Consiglio regionale, che ha anche analizzato l'impegno della Consulta sul tema delle discriminazioni. Un incontro per parlare di discriminazione, libertà di culto e velo in Italia. Sì, il problema di fondo è che siamo uguali ma siamo anche differenti. La Costituzione ci garantisce il diritto all'identità personale e nel diritto all'identità personale c'è anche il diritto, ovviamente, a manifestare il proprio sentimento religioso. Questo diritto va bilanciato con altri. È un tema delicatissimo che in questa occasione cercheremo di approfondire con interventi di assoluto valore.